Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Perdonate questa luce un po' giallognola, ma non so perché, perlomeno nel video, quello che sto riprendendo mi sembra di vedere tutto un po' giallo, ma ovviamente questa mattina c'era un bellissimo sole e oggi pomeriggio, appena mi metto a girare, il sole se ne va, vabbè, è abbastanza scontato. Quello di oggi è un book tag con un nome abbastanza impronunciabile che dovrebbe essere Would You Rather, che diciamo si può tradurre preferiresti, e quindi abbiamo delle opzioni attraverso le quali insomma vi parlerò delle mie preferenze per quanto riguarda i libri. Bene, cominciamo subito. Prima domanda, preferiresti leggere solo saghe o autoconclusivi? Sicuramente solo autoconclusivi, le saghe mi mettono ansia perché devo concluderle prima di dimenticarmi i particolari e molto spesso infatti non faccio così, nel senso che magari leggo il primo di una saga o i primi due e poi dopo mi fermo sempre perché ho voglia di leggere anche altro. Mi piace variare argomenti, variare personaggi, variare i libri. E quindi quando poi ritorno sulla saga di solito mi sono dimenticata un sacco di cose importanti, quindi direi che preferirei leggere solo autoconclusivi. Seconda domanda, preferiresti leggere solo autori maschili o solo autori femminili? In questo caso devo essere sincera, è molto difficile scegliere perché non scelgo mai un titolo in base al sesso dell'autore. Ho fatto però una considerazione su quali sono i miei autori preferiti e devo essere sincera, la maggior parte sono donne, o meglio, nonostante mi capiti di leggere moltissimi libri scritti da uomini, ci sono delle autrici sulle quali ritorno sempre, nel senso che quando pubblicano un libro mi piace averlo, quindi effettivamente mi hanno conquistata appieno. Vi faccio alcuni esempi, a parte J.K. Rowling abbiamo Camilla Läckberg, Valentina D'Urbano, Elizabeth Gilbert e così via, quindi direi che forse se proprio dovessi scegliere, dato che molte delle mie autrici preferite per l'appunto sono donne, direi autrici femmine. Domanda 3, preferiresti comprare solo in libreria o su Amazon? Beh, assolutamente solo in libreria, è ovvio, preferirei comprare sempre solo lì, mi capita raramente di comprare libri su internet, anche se mi succede ovviamente quando ho un titolo specifico in mente, però devo essere sincera, quando posso vado sempre in libreria, quindi decisamente un negozio. Domanda 4, preferiresti che i libri diventassero solo film o serie TV? Assolutamente solo film, anche in questo caso le serie TV mi piace guardarle, ma non ne guardo così tante, mi occupano tantissimo tempo, quindi dato che sono una persona che ama fare un milione di cose, a volte insomma mi trovo in difficoltà a riuscire a portare avanti una serie, specialmente quelle molto lunghe, quindi composte appunto da più serie e così via, quindi no, direi un film. Mi piace molto spesso andare a vedere film dei libri che ho letto, proprio per lo stesso motivo per cui mi piacciono gli autoconclusivi, sono una parentesi un pochino più breve che mi permette poi di dedicarmi ad altro. Domanda 5, preferiresti leggere solo 5 pagine al giorno o 5 libri a settimana? Assolutamente solo 5 pagine al giorno, 5 libri a settimana sono troppi, vorrebbe dire quasi un libro al giorno, e io non amo leggere così tanto perché mi dimenticherei le cose, mi dimenticherei i particolari, dovrei leggere di fretta, ma soprattutto dovrei leggere in ogni momento libro, quando, come ho detto, ho anche altri interessi e mi piace portare avanti anche quelli. Quindi se proprio devo scegliere, leggo 5 pagine al giorno, leggerò qualche libro in meno, però alla fine quello che leggo me lo godo in pieno. Domanda 6. Preferiresti essere un critico professionista o un autore? Vabbè, qui è abbastanza inutile rispondere, è ovvio, preferirei essere un autore, un'autrice, ed è quello che effettivamente sono, non mi è mai interessato fare critica letteraria, quello che faccio qui su YouTube è semplicemente darvi la mia opinione riguardo delle letture che ho fatto e cercare di incontrare anche la vostra opinione. Per quanto riguarda invece lo scrivere, quella è una mia grandissima passione, quindi spero un giorno di riuscire anche a pubblicare un altro libro oltre a quello che ho già pubblicato, e anzi di continuare per tutta la vita a scrivere. Domanda 7, preferiresti dover rileggere sempre i tuoi 20 libri preferiti oppure leggere di tutto tranne quelli? Anche in questo caso credo che la risposta sia abbastanza scontata, ovvero
ovviamente preferirei leggere di tutto tranne i miei 20 libri preferiti. Non sono una ragazza che rilegge molto spesso, anzi non rileggo quasi mai i libri che mi sono piaciuti. L'unica eccezione è stata Harry Potter, però per il resto diciamo, non è che non mi interessa, a volte mi piacerebbe anche rileggere dei libri che ho amato per rispolverare un po' la storia, però come ho detto ho sempre tanti libri in attesa di essere letti e mi sembra di togliere del tempo a qualcosa di nuovo che avrei potuto leggere, quindi per me non poter rileggere i miei libri preferiti non sarebbe, ecco, un grande sacrificio. Domanda 8. Preferiresti essere un bibliotecario o un libraio? Un libraio, ovviamente. Sono stata una libraia, se si può dire così, quindi ho avuto una cartolibreria in cui appunto uno spazio del mio negozio era dedicato interamente ai libri ed è il mestiere più bello del mondo. E probabilmente anche lavorare in una biblioteca deve essere splendido, però non l'ho mai provato. E dato che in questo periodo un po' di nostalgia del negozio, del mio negozio, la sento, sicuramente poter rivivere anche solo per un giorno quell'esperienza, o magari riuscire a lavorare in una libreria ancora più grande di quella che avevo io, sarebbe un sogno, ecco, sarebbe molto bello, quindi sì, a lavorare in una libreria. Domanda 9. Preferiresti leggere sempre il tuo genere preferito o tutto fuorché quello? Allora, io non ho un singolo genere preferito, però se proprio dovessi stilare una classifica, direi che i romanzi storici mi piacciono molto. Se mi impedissero per tutta la vita di leggere romanzi storici, forse mi peserebbe. Ed essere costretta magari a leggere per sempre, non so, gialli o, non so, libri d'attualità o addirittura fantasy, che è un genere che non leggo praticamente mai, beh, credo che forse patirei un po'. Quindi, se proprio dovessi scegliere, leggerei per sempre romanzi storici, perché comunque all'interno di questo genere c'è molta varietà, quindi si possono trovare tantissimi tipi di storie più o meno intense, più o meno d'azione, i periodi storici sono praticamente infiniti, quindi direi che comunque la mia sete di libri sarebbe saziata, ecco. Domanda 10. Preferiresti leggere solo libri fisici o solo ebook? Solo libri fisici. Io non ho un e-reader, quindi non leggo in ebook, non credo di averlo mai fatto, praticamente non mi è mai successo, e non è una cosa che ora come ora non ne sento la necessità, diciamo. Preferisco leggere sempre libri cartacei, dato che non leggo 60 libri al mese, non è nemmeno una spesa esagerata, ecco, dovermi comprare sempre la versione cartacea per l'appunto. Per il momento ho diverso spazio in casa dove posizionare le mie letture, quindi sicuramente libri cartacei. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche nuova informazione su di me, ovviamente aspetto anche le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box così che anche voi possiate dirmi cosa preferireste tra le opzioni che vi vengono date dal BookTag. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!